suona, se ci protestano cambiamo giudice. La modestia della manifestazione stasera è voluta perché ci è stato detto che tutta la piazza dei prossimi giorni era organizzata per il social forum e che noi bisognava evitare di creare occasioni di disordine stasera. Ci vede della gente che si incazza tremendamente e va via, per di destra. Sempre dal basso in alto, eh? Ero di passaggio, andavo da Verona a Bergamo, si è fermato il treno, c'è una zia che sta poco bene, sono venuto a vederla perché ero preoccupato per i casini che fanno così vicino. Se vuoi che sia qua per che cosa? Dite questo fatto della scissione fra il DS e la Margherita non è male. C'è una sinistra, guarda, che se salta per aria è l'unica nostra salvezza. Ma non devono accadere scissioni, proprio deve saltare per aria. Non vorrei che questo movimento diventasse un po' qualunquista, eh? No, non lo può diventare. Perché no? No, qualunquismo è quell'atteggiamento di non partecipazione. Esprime il risentimento verso proprio il politicano, verso il tirare a campare, non prendere posizioni, non avere posizioni definite e soprattutto corrette, democratiche, vere. La democrazia è avere, prendere atteggiamenti, prendersi le responsabilità, non annacquare ogni cosa. Manifestazione del Saint-Papier in Francia. E niente, c'è stato un momento in cui cacciavano via tutti quelli che non avevano documenti, come fa adesso Bossi e Fini e via dicendo. E c'è stata una posizione straordinaria da parte degli intellettuali, degli studenti, i quali hanno detto anche noi siamo e fingevano di stracciare i propri documenti perché ci vogliamo essere uguali. Solidarietà. Questo è un movimento che ha questa grinta, mentre i DS lasciano fare, lasciano correre, noi non stiamo a prendere, cioè, ma non è il caso di, non è il caso di porci in opposizione, ma siamo per bene noi. Ma che ci importa di realizzare un'opposizione dura? Siamo civili, non è con questo che si cambiano le cose. Che viene qua è informato, sa, legge il giornale. Sono le persone che leggono i giornali e che non credono a quello che vai dicendo attraverso la televisione e che vogliono un altro modo di esprimere la politica, che si preoccupano della cultura, che si preoccupano del problema delle scuole, che si preoccupano seriamente del problema del lavoro, che si preoccupano di tutto quello che sta avvenendo in Italia, le leggi, cioè non li condisci via. Allora, siccome sono tanti, cominciano a fare impressione.